La nuova pelle formatasi sotto il tallone destro in seguito all'unica vescica, peraltro grande più di 10 cm, che gli ha procurato proprio l'ultima prova di selezione a Rouen solo 3 settimane prima. Nonostante l'accurata protezione applicatagli dal massaggiatore con uno speciale cerotto a mo' di seconda pelle, ha iniziato a dargli un insopportabile fastidio, minacciando il formarsi di altre vesciche. Questo proprio a causa del cerotto applicato che, in mezzo a tanto unto di pomate, ha perso la sua aderenza. Strapin è quindi costretto a fare una prima sosta fuori programma, con cambio di protezioni ai piedi e con conseguente perdita di 15 preziosi minuti, e soprattutto del brillante smalto che lo ha sostenuto finora. Riesce comunque a presentarsi al primo riposo con soli 24 minuti di ritardo sulla sua tabella di marcia. Aveva accumulato un ritardo di quasi un'ora, perciò parzialmente recuperato, ma comunque con 5 minuti di vantaggio su Pascal, che lo aveva superato in occasione della sosta forzata. Va registrato nel frattempo il ritiro del giovane Maltieri in preda ad una violenta crisi di nervi. Evidentemente, dopo aver recitato una parte da protagonista nei primi 150 chilometri, i suoi non ancora 30 anni non sono stati sufficienti per fornirgli l'esperienza e la capacità di continuare a soffrire. E ancora da segnalare il ritardo, apparentemente incolmabile, di 2 ore e 38 minuti, accumulato dal poliziotto parigino Kemener dalla testa. Dopo le 3 ore di riposo, all'attacco della terza giornata, Pascal supera Strapin nel tentativo mai celato di riuscire alla fine di sopravanzarlo in classifica generale, e Kemener nei prossimi 100 chilometri dimezzerà il distacco che lo separa dai primi, recuperando ben 10 posizioni. All'inizio della terza sera, a meno di 40 chilometri da Épinal, la lotta per il primato è quanto mai serrata fra i francesi Guevenu e Janas ed il belga Fortum, i quali si alternano al comando con distacchi di pochi minuti. Saldamente in quarta posizione si è insediato Kemener con il ritardo ulteriormente diminuito, mentre con distacchi più sensibili, praticamente estromessi dalla lotta per la vittoria finale, seguono Felpin e Petken. Strapin, per l'ennesima volta da quando partecipa a questa prova, si sta annebbiando e perciò rallenta sensibilmente l'andatura. Il distacco da Pascal ha ormai superato l'ora, anche se nessun altro concorrente è riuscito ad inserirsi fra loro. In questo momento Strapin ha bisogno di tutta la sua forza di volontà e dell'aiuto di tutti i suoi amici per superare una crisi che, come negli anni precedenti, potrebbe portarlo all'insuccesso. Ed infatti, fatto questo che poi risulterà determinante, al suono cadenzato di marce di bersaglieri che da questo momento si alterneranno ininterrottamente ad accompagnare la sua andatura, incitato ed aiutato dagli amici al suo seguito, Strapin riesce a riprendersi, a cambiare andatura e a costruire nelle 5-6 ore che lo separano dal riposo di Épinal le basi per il successo finale. Dal riposo riparte per primo Janas, vanta rispettivamente 13 minuti, 17 minuti e 24 minuti di vantaggio su Guevenu, Fortum e Kemener, il quale ormai, con una rincorsa durata oltre 300 chilometri, sta per coronare con successo il suo inseguimento. Kemener si insedia al comando della gara ai 450 chilometri e finirà per concludere vittorioso con 45 minuti di vantaggio su Janes, quasi 2 ore su Fortum e 2 ore e 30 su Felpin, mentre Guevenu si ritirerà al 450 chilometro, stremato probabilmente più che dalla fatica fisica, dallo stress psicologico procuratogli dall'alternarsi di tanti pretendenti alla vittoria finale. E Strapin, ormai da oltre 10 ore in lotta per non perdere tempo e posizioni nei confronti del suo diretto antagonista, pur perdendo alcune ore nei confronti della tabella di marcia che si era prefisso, conclude finalmente con un doppio successo la sua quinta partecipazione a questa gara, unica nel suo genere. E
Claudio Storpin consegue inoltre l'agognata meta del riuscire finalmente a concludere la prova, a mantenere quasi intatto il vantaggio con il quale si era presentato all'ultima prova nei confronti del secondo. Si aggiudica così il prestigioso Challenge Sir Select, che premia il miglior marciatore continentale di gran fondo alla fine delle 8 prove di selezione e della conclusiva Parigi-Colmar. Ecco, Parigi-Colmar è fatta. Cosa vivi in questo momento? Beh, è chiaro, una grande felicità, contentezza, anche perché in seguita per tanti troppi anni, ben 5, riconoscenza senz'altro al gruppo di amici che mi hanno accompagnato e a chi mi ha dato la possibilità anche economica di partecipare a questa prova. E niente, era quasi un debito che io pensavo, sentivo di avere nei miei confronti, siccome mi ero messo in testa di farla, e diciamo che l'ho assolto, ecco.